Buonasera a tutti, eh, benvenuti alla Storia in piazza, il secondo giorno di questa rassegna. Eh, a, do il benvenuto a Guido Festinese, <ride> lo ringrazio di aver accettato il nostro invito. E, um, Guido Festinese è giornalista, professionista, scrittore, già docente di Storia del jazz ed estetica delle musiche afroamicali presso il conservatorio Nicolò Paganini di Genova e ci parla del jazz musica segreta. Grazie. Buona conferenza. Buonasera a tutti, benvenuti. Una parte del jazz... Questa musica che abbiamo in documentazione discografica, quantomeno da 106 anni esatti, ma il cui alveo di formazione invece copre perlomeno quattro secoli e mezzo. Una parte della storia di questa musica rientra perfettamente nel tema di questa edizione della Storia in Piazza. La storia segreta significa quello che non appare nell'immediata evidenza, ma quello che non appare nell'immediata evidenza non tanto per fantasticherie e ipotesi complottistiche. Su questo vi invito ad andarvi a leggere un libro di Wu Ming, appena uscito, che si chiama La Q di complotto, dove si parla di QAnon, quello che noi italiani chiamiamo Canon, invece. Quei cartelli con la Q che comparivano durante l'assalto a Capitol Hill dei seguaci di Trump, per intendersi. Ecco. Quella è una teoria complottistica. La storia segreta è invece cosa? Quali rotelle dietro altre rotelle fanno muovere la storia senza essere complotti? E poi c'è un'altra storia segreta, che è quella basata sui luoghi comuni, sulle false narrazioni, su un errato storytelling, su un modo sbagliato di porre le questioni storiche. Inizierò da questo sottolineando la frattura per cui il jazz oggi è diventato, usando un'espressione paradossale, la musica di un'elite di massa. Fa un po' ridere, è vero questa espressione? Eppure è così nel mondo: il jazz è una, è ormai è la musica di una elite di massa, molto seguita da poche persone, ma ovunque nel mondo. Perché? Perché c'è stato un punto di frattura. Questo non è per nulla un segreto. Il punto di frattura si va a situare più o meno fra il 1946 e il 1954, quando si inventano una nuova categoria di consumatori che si chiameranno i giovani, i nuovi acquirenti di musica. E quando si inventano una musica che ha le movenze, gli assetti coreografici della musica nera di 30 anni prima, lo chiameranno rock and roll. Okay? Come si suol dire, come diceva Nietzsche, il resto è conseguenza. Questa è la frattura. Ma io vi voglio parlare d'altro, di misteri e rotelle dietro le rotelle. E partiamo da questo. Il 3 marzo scorso, qualcuno di voi segue Rai News 24, molti. È un ottimo canale per informarsi perché a ripetizione aggiorna le notizie con una certa coerenza, con un certo livello di approfondimento. Il 3 marzo scorso, alle 12.15, mi ricordo tutto perché mi è rimasto impresso, Rai News 24 dà la seguente notizia. È morto il sassofonista Wayne Shorter. Avrebbe compiuto 90 anni. Aveva suonato anche con Pino Daniele. Punto. Allora vi vado a fare un po' di retrostoria dietro la notizia data così, precisandovi che alcuni giorni dopo, quando c'è stato il compleanno alla Alice nel Paese delle Meraviglie, un non compleanno di Lucio Dalla e di Lucio Battisti, c'è stato un servizio di un quarto d'ora che è stato replicato cinque volte. Okay? Fate il conto del minutaggio. Wayne Shorter quello. Allora, per i non addetti ai lavori vi do alcune indicazioni su chi era Wayne Shorter. Facciamo così. Vi faccio una proiezione in metri lineari. Un CD ha lo spessore di circa un centimetro. Se voi doveste avere l'opera Omnia di Wayne Shorter, doveste avere 4 metri lineari di CD. Perché questo signore ha inciso 400 dischi dei quali la metà circa di collaborazioni con altri grandi e la metà a proprio nome. Quelli incisi in collaborazione con altri comprendono una cinquantina di dischi con un altro signore uscito dal cono di luce, che si chiamava Miles Davis, uno qualsiasi, un altro signore che tra le altre faccende si è inventato lo hard bop, una delle correnti più importanti della storia della musica jazz, e si chiamava Art Blakey e il suo gruppo Jazz Messengers e un altro gruppo ancora che per così dire si è inventato sulla scorta del Miles Davis elettrico il jazz rock si chiamavano Weather Report se l'era inventati questo signore qua insieme a Joe Zawinul tastierista di eh, origini europee e di origini mittel europee ok questa è la considerazione che ha oggi il jazz e il perché l'hanno fatto diventare una musica segreta. Per questo e per sedimentazione di una serie di, di, di cattive retoriche delle quali vi andrò a parlare. Seconda cosa per riflettere sul, come dire, sullo stato dei tempi. Il prossimo 30 aprile sarà il cosiddetto International Jazz Day, la giornata internazionale del jazz. Bella notizia, no? L'hanno istituita nel 2011 sotto l'egida dell'UNESCO, quindi l'organizzazione mondiale che si occupa di cultura. Il patron di questa manifestazione è un pianista che si chiama Herbie Hancock, tra i più importanti della storia del jazz e qua uno a uno viene da domandarsi: ma perché l'UNESCO fa le giornate internazionali per ricordarsi qualcosa? Perché non se le ricorda più nessuno le cose, giusto? Ad esempio, il prossimo 27 aprile, tre giorni prima dell'International Jazz Day, c'è la giornata in internazionale del libro e della lettura. Come mai? Perché non legge più nessuno. Perché in Italia, ad esempio, st ultima statistica che ho, ho verificato, il 6% della popolazione italiana legge almeno un libro al mese. Ok? il 60% della popolazione italiana non legge mai niente per tutto l'anno. Quindi ci vuole l'UNESCO che ti faccia ricordare questa faccenda. Quindi se c'è bisogno dell'International Jazz Day è perché il jazz è sparito dall'orizzonte mediatico, non sta più sotto delle luci come questa. E quindi dire che è morto Wayne Shorter. Che avrebbe compiuto 90 anni e che aveva suonato anche con Pino Daniele, massimo rispetto, peraltro, al cantautore napoletano. È come dire di: Annunciando la morte di Dante Alighieri, era un poeta che era stato amico di Lapo Gianni e Guido Cavalcanti. Okay? Questo sarebbe il sunto della vita di Dante Alighieri. Bene, possiamo partire. Possiamo partire, io parto con uno schemino che sembra un po' tecnico ma che riguarda, come dire, l'insieme del misunderstanding dei luoghi comuni delle cattive narrazioni sul jazz come ci sono arrivate in Europa, ma attenzione come erano già attive negli Stati Uniti d'America perché il jazz non è stato inventato e codificato come si tende a credere negli Stati Uniti d'America e poi esportato in tutto il mondo. È stato inventato nel corso della propria disseminazione, è nato su quel suolo, ma immediatamente si è diffuso in tutto il pianeta e si è diffuso con una cattiva narrazione, con una retorica dentro. Vedremo perché. Lo schema che vi invito a ricordarvi di qui in avanti è questo. Ci sono un po' di parole difficili, ma ora ve le vado a raccontare. Il jazz è diventato uno pseudo segreto per questi motivi. Intanto, perché è stato fatto rientrare immediatamente in questa faccenda qua, l'essenzialismo. L'essenzialismo è una sciagura culturale che affligge una quantità di forme culturali. Ve la faccio molto semplice: che significa più o meno, in parole, in parole ordinarie, questo fai questa cosa qua perché ce l'hai nel sangue. Ok? Nel sangue noi abbiamo globuli rossi, globuli bianchi, un sacco d'acqua, molte altre componenti che vi serve un microscopio per individuare. Ma nemmeno se vi rovescio come un calzino uscirà fuori un po' di cultura da una pozza di sangue, ok? Nel sangue noi non abbiamo nulla, Homo sapiens non ha un accidente di niente. Quindi i genovesi non sono tirchi perché ce l'hanno nel sangue, ok? Gli ebrei non sono commercianti avidi perché ce l'hanno nel sangue, ok? E i neri non sono ballerini nati e non sanno suonare per natura. Primo equivoco che c'è sul jazz. Okay? Se tu dai un bambino nero di 10 anni un sax baritono, fa delle pernacchie se non studia. Non gli viene naturale di suonare quell'affare lì. E se hai una ragazzina di 10 anni nera e le dici mi fai un volteggio o mi, mi balli un Charleston? se non c'è qualcuno che glielo insegna non gli viene dal sangue, ok? Sapiens è fatto così, qualsiasi gradazione epidermica abbia è un vantaggio da una parte e una sfiga dall'altra, ovviamente. Il vantaggio è che essendo noi creature predisposte all'apprendimento, ci mettiamo un sacco di mesi e poi di anni per apprendere le cose, ma siamo meglio attrezzati per virgolette dominare la natura. La sfiga è che un cucciolo di gatto a otto mesi riesce a nutrirsi da solo e procurarsi da mangiare da solo. Lo stesso un cucciolo di cane. Ma noi nel sangue, per essenza, questa è la parola difficile, essenzialismo, non siamo un accidente di niente. Perché se tu prendi un finlandese e gli insegni, gli insegni le lingue col click del Sudafrica, per noi impronunciabile, lo fai nascere lì, il finlandese se l'impara e viceversa, se prendi un boshimane e lo fai crescere in Islanda, sarà un perfetto islandese. Fine delle discussioni su questa faccenda, spero che sia abbastanza chiaro. Dall'essenzialismo, il fatto che uno è così per natura, ne discende, come dicono i poeti e i letterati, per rami, il fatto che qualsiasi creatura, scusate, cultura ritenuta essenziale, Nell'interno di per sé è esotica perché appartiene non alla cultura ma alla natura. Lo fanno così perché fanno come gli animaletti, giusto? Quindi sei un oggetto da osservare dall'esterno, e qua dov'è l'equivoco? Che noi, l'Occidente, siamo il punto di vista che giudica tutti gli altri su questo fatto. Da questo ne discende una terza faccenda, che vedete lì: le altre culture sono primitive. E quindi questo legittima tutta una serie di azioni, anche violente, oppure come succedeva nei, ai primi del Novecento nelle esposizioni universali, che prendevano una bella famiglia subsahariana e la mettevano a Parigi in un recinto, gli ricostruivano anche le capanne e le mostravano alla gente per far vedere come vivevano i primitivi. I primitivi, ovviamente, essendo essenziali a se stessi, non hanno storia, non possono averla. Okay? E non hanno talmente storia che nei nostri libri di storia, altro piccolo segreto, provate a andare a cercare l'impero del Daomey o l'impero dei Shonghai, ad esempio. Sono esistiti nell'Africa subsahariana tre imperi fra l'800 e il 1450 circa, assolutamente paragonabili a quelli europei. Noi non ne sappiamo assolutamente nulla. Dice, ah, ma quelli non scrivevano nemmeno, e chi te l'ha detto? a Timbuktu, c'è una delle più grandi biblioteche del mondo, peraltro messe in crisi dall'ISIS di recente, ma scrivevano, si ricordavano, avevano una storia, avevano una storia perché nell'impero dei Shonghai non c'è la stessa vicenda storica che so nel Novecento e nel 1200, c'è tutta una successione di cose che avvengono. Eh sì, ma noi avevamo... I cavalieri cortesi e la cavalleria ce l'avevano anche loro corazzata a cavallo, okay? ma non le sappiamo queste cose. Quelli sono primitivi. I primitivi non hanno storia, la storia l'abbiamo deciso noi, che cos'è? Terzo motivo, e qua si va un po' in qualcosa di eh, disturbante. Chi è primitivo e appartiene alla natura è un po' un animaletto anche nel fatto che è ipereroticizzato, iper sessualizzato i neri sono più notati degli uomini. Le donne nere belle sono pantere affamate di sesso. Giusto? Questo è, il, è quello che arriva. Da questo discende ancora che chi non ha storia è primitivo e suona per natura perché se gli metti in mano qualcosa sa suonare così, è una specie di bambinone. Oppure se lo volti sul femminile, avete presente quando si dice le moretti? le negrette, le africanelle, le chiamavano nelle canzoni, le belle abissine faccette nere, le ricordate? Guardate un po' come agisce l'infantilizzazione per cui una donna è o una bambolina o una specie di pantera affamata pronta a succhiarti il midollo spinale. Ok? Questo sarebbe. Esiste anche un essenzialismo positivo, se è co così possibile dire, ma è difficile da dire che sia positivo anche questo. Ve ne faccio qualche esempio. Uh, nel 1967 Nino Ferrer, simpaticissimo autore di canzonette, scrive il seguente testo. Dimmi Wilson Pickett, dimmi tu James Brown, questa voce dove la trovate? Io faccio di tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. E penso che sia soltanto per il mio colore che non va. Ecco perché io vorrei, vorrei la pelle nera. ricordate questo? Questo è un esempio di essenzialismo impositivo, ok? Quattro o cinque anni fa, il grande musicologo Stefano Zenni in questo stesso Palazzo Ducale, ha fatto un intervento sul suo, lib sul suo libro, Ma che razza di musica. Ha fatto sentire cinque voci femminili sfidando la gente a dire quale fosse bianca e quale fosse nera. Le hanno sbagliate tutte. La cultura essenzialistica non esiste. Se impari a cantare un gospel lo canti come un nero e un nero può cantare l'opera, un'aria d'opera di Rossini, meglio di noi. Okay? Non c'è niente nel colore dell'epidermide. Uh, chi si è trovato a subire questa faccenda? i neri d'America che si stavano inventando una cultura musicale nuova, ad esempio, grazie anche agli apporti degli italiani, degli irlandesi, dei cinesi, dei tedeschi, di una quantità di razze incredibili. Pensate che alla svolta del Novecento a New Orleans, dove ci sono i primi sedimenti di jazz, uno su otto è italiano, uno su otto. Pensate che dei cento cognomi che ci rimangono della prima generazione di jazz a New Orleans, 33 sono italiani, 33. Quindi il jazz è veramente un calderone, un bel melting pot realizzato. Che come ci si difende? Se tu sei un nero, come ti difendi dal fatto che sei classificato come uno che suona per natura, che ha grossi organi sessuali, che ha una fame smurata di sesso, oppure un pigrone, perché vale anche questo, e sei un po' un bambinone, rovesciando addosso a chi ti accusa di queste cose? Ma ti devi difendere perché tu sei in una posizione di inferiorità. Ti inventi un doppio discorso, una doppia cifra di discorso. Lo fai in tre modi. Double token. Esempio 1740. Finalmente concedono ai neri d'America di diventare cristiani, perché prima non potevano manco far quello, diventare cristiani. Allora, secondo voi, quando un coro spiritual con dei neri che sono ancora schiavi, canta di Mosè che finalmente li porterà alla liberazione nei confronti di quei cattivoni del popolo d'Egitto e deve aprire il mare, spalancare, fare tutte quelle cose che ci racconta la Bibbia. Secondo voi stanno parlando degli ebrei che si devono liberare o stanno parlando di se stessi? Questo è un esempio di double talking. Double acting. Acts in inglese significa sia recitare sia comportarsi. Io mi comporto in un modo, ma ti sto prendendo in giro perché ti sto facendo il verso amplificato. Questo lo vediamo più avanti. Double playing. Io suono in un certo modo, ma tu, bianco razzista wasp, wasp sta per white anglo-saxon protestant, tu bianco razzista, non ti accorgi che io sto mandando messaggi subliminali con quello che sto suonando. Charlie Parker, quando era stufo di suonare, inseriva una certa successione di note nel volo velocissimo di note del suo sax contralto e faceva capire agli altri che era tempo di smettere. Oppure che gli piaceva quella brunetta che c'era in prima fila. Bastava intendersi, era un codice segreto, double playing. Scusate, ma come al solito sono un chiacchierone e quindi ora bevo qualcosa. Allora, eh, perché però... Sono nati tutta questa serie di equivoci sul jazz e le musiche afroamericane, perché sono diventate componenti segrete? Perché in realtà la faccenda eh, non era partita esattamente così, era partita con tutt'altro tipo di speranze e investimenti. Questa immagine che vedete, un po' truculenta a dire il vero, eh, ma è, è bella significativa, riguarda uno spettacolo che è stato fatto a Broadway nel 1908. Il signore che l'ha fatto era un ebreo, si chiamava Israel Zangwill. The Great American Drama, dice. Vedete che c'è la statua della libertà, Ellis Island, e oh, un grande, grande turbillon di gente di tutti i tipi che confluisce negli Stati Uniti d'America e ordinatamente va a finire. Se l'è inventata lui, è l'espressione peraltro, va a finire nel melting pot. Ora, cos'è un melting pot? Un gran calderone melting che fa sciogliere le diverse identità specifiche, non essenzialistiche, eh? quelle che ti porti dietro perché sei un polacco e sei arrivato a Ellis Island, un italiano, un, a parte i poveri signori con la pelle nera che ci sono arrivati in catene, ma tutti gli altri più o meno volontariamente ci sono arrivati. Italiani, ad esempio, così, eh, tanto per ricordare queste cosicciole da niente in questi tempi di sbarchi, emigrazioni, immigrazioni. Italiani ne sono andati 26 milioni nelle Americhe. 26 milioni, oggi siamo 59, fate voi il conto. Allora, qua il sogno qual era del melting pot? Di un altro tipo di nazione. Una nazione non dove si annullano le differenze, ma si sciolgono le une nelle altre. Alla prima di questo spettacolo ci va pure Theodore Roosevelt, che è il presidente in quel momento, e dice questa è la via da seguire. Andiamo avanti con le immagini. Ecco un'altra immagine di un anno dopo questa. Allora, guardate come rende bene plasticamente l'idea. Questa volta non c'è il melting pot, c'è un'enorme un tazza con scritto citizenship, cioè cittadinanza. Voglio diventare cittadino America. C'è la signora Massaia America, United States of America, che è la gonna di questa signora, che dice: Ok, ci penso io. E impugna un cucchiaione per rimescolare il tutto, sul quale c'è scritto, come vedete, Equal rights, diritti uguali per tutti. Bene? È andata così? Non è andata così. Ad esempio, tra il 1865 e il primo decennio del 1900, 4.000 neri sono stati linciati vivi. Spesso con i fotografi che andavano a riprendere il tutto e le famigliole che andavano a assistere al tutto e si mandavano le cartoline con scritto Negro Barbecue. Barbecue di nero. Bob Dylan ci ha scritto una canzone su questo. Uh, che dice, il verso dice they're selling postcards from the hanging, stanno vendendo le cartoline dell'impiccagione ok? ci sono ancora, purtroppo perché un signore con molta, molto stomaco è riuscito a ritrovarle tutte e ci ha fatto un libro su che cosa succedeva, però nel 1891 ad esempio un Deigo: sapete chi erano i Deigo? scritto Dago, come un noto fumetto They go se ne devono andare, era il nome con cui chiamavano gli italiani, gli italiani immigrati, se ne devono andare altro che melting pot. Beh, nel 1891, ad esempio, ne linciano vivi 11 a New Orleans. Perché? Perché c'era una falsa accusa che avessero ucciso un poliziotto e la gente inferocita, anche quando è dimostrato che sono innocenti, prende d'assalto il carcere, li tira fuori e li lincia. Il melting pot non aveva tanto funzionato. Figuratevi per i neri che facevano i prodromi di quella musica che si chiama jazz. Infatti, entriamo subito in tema. Vi faccio vedere questa pubblicità. Guardatela bene perché ve la commento sotto vari punti di vista. Eh? Allora, qui l'anno è piuttosto avanzato. Siamo nel 1919, quindi siamo dieci anni dopo quello spettacolo che avete visto. E quel signore lì. Non è il pagliaccio, come l'hanno raffigurato, con questa testa umoristica, con questo testone da fumetto. Quel signore lì è Louis Armstrong, che in quel momento ha più o meno la notorietà negli Stati Uniti d'America dei skin oggi in Europa. È l'equivalente di una rock star. Ma guardate come lo presentano. Intanto, quel, intanto vi faccio una piccolissima precisazione. Scusate, ho sbagliato forse una data che vi vada a correggere. Non è 19, non 10 anni, 20 anni dopo. Peggio ancora. Siamo nel 1929, l'anno del, del crollo di Wall Street, per intendersi. È già esistito un disco di jazz da 12 anni. Il jazz è una musica consolidata. E quando incide questa roba qua nel 1929, per questa casa discografica che si chiama, lo vedete qua, Oki Electric, perché hanno inventato la registrazione elettrica, quindi i dischi suonano meglio, è una star, Louise Armstrong, una star a cui hanno dato carta bianca per fare il diavolo che vuole. E sua moglie, che è una musicista molto colta e si chiama Lil Hardin, gli ha predisposto tutta una serie di cose perché si inventi una robetta da nulla, che dici perché non esisteva? No, non era mai esistita, che si chiama Solismo. Per la prima volta ci sono dei pezzi in cui a un certo punto uno, in mezzo di un brano, si mette lì e fa una solo, ma non perché gli viene dal colore della pelle. Per capirsi, quando sentite la cadenza iniziale di West End Blues, che sembra una roba improvvisata lì per lì, che ti scoperchia, ti spettina da quanto è esuberante e intensa, bene, il musicus naturalis, Louis Armstrong, ci ha messo dieci anni a prepararla, quella cadenza lì, ok? Abbiamo tutta la documentazione dei pentagrammi anno dopo anno fin quando arriva la forma perfetta, altro che roba improvvisata e musicisti naturali, ok? Però guardate come lo presentano. Intanto i nuovi dischi che sono usciti di Louis Armstrong sono For Greatest Dance Records, sono roba per ballare. Nulla di male, eh, per carità, ci sta che il jazz sia legato anche al ballo, ma l'elemento essenziale qua non è la musica, è il fatto che è roba che serve per far ballare chi, guarda un po' chi balla, i bianchi, i bianchi che si comprano i dischi, ok? Ma perché non ha funzionato il melting pot? Cerco di andare un po' più veloce, sennò no poi mi uccidono, devo dirvi un sacco di cose, poi magari taglio qualcosa. Qui arriva la parte più dura di tutte. Guardate cosa è scritto qua in piccolo sotto 75 che sta per 75 cents, quanto costava il disco. Ci sta scritto tra sinistra e destra, Race Records, dischi di razza, altro che melting pot. Il jazz quando nasce è una musica di razza. Questo corrisponde da una parte a un'esigenza di mercato, le famose ragioni di mercato degli Stati Uniti, primo paese capitalistico al mondo, che si inventa dei mercati diversificati per etnie vere o supposte che siano. Ad esempio c'è un signore in questi anni che si chiama Rosario Catalano, un genio, un siculo, che mette su a New York una ditta per incidere i dischi, un negozio dove te li puoi andare a, sen a sentire. Eh, deposita gli spartiti, eh, lui suona il mandolino, il clarinetto, anzi, c'ha un insieme a plettro e quando escono i suoi dischi sono classificati race records italiani. A volte si fanno chiamare i cinque siciliani, a volte i quattro siciliani, a volte i sei mafiosi, ma a volte i sei lettoni, i sei polacchi. Cambiano l'etichetta sul disco e diventa etnico per qualcun altro. L'importante è che sia etnico. Il jazz in questa fase, primo segreto che svegliamo, è una musica considerata è venduta come etnica, ok? Negli stessi anni in cui Louis Armstrong incide quella roba lì del 29. Questa è un'immagine che vi faccio vedere. Ve lo ricordate lo schema di prima? Esotismo, ipersessualizzazione, infantilizzazione razzistica. Ecco, questo è il Cotton Club su cui hanno girato anche un famoso film. La foto è mh, più o meno degli anni in cui Armstrong incideva quella roba. E a far ballare queste signorine, volenti o nolenti, era un black and tan club, ovvero un club dove suonavano musicisti neri, ma tan sta per formula come dire, un po' eufemistica, abbronzato. Le signorine che vendevano le sigarette erano più chiare. Le ballerine, come vedete, erano di diverse gradazioni di epidermide, comunque erano tutte scure o mulatte. Ok? Il pubblico com'era? Tutto bianco, tutto bianco, tranne potenza del capitalismo, qualche ricastro nero, perché c'erano già, che si poteva permettere di entrare dentro senza che gli sparassero addosso. Io vi invito ora a riflettere su come sono conciate queste signorine, che ballavano peraltro su musiche raffinatissime e di ricerca di un signore, ad esempio, che si chiamava Duke Ellington il quale in questi stessi anni qua è quello che sta dietro il corpo di ballo e fa ballare queste signorine, magari facendo le scale esatonali che piacevano a Debussy, solo che non ce l'hanno mai raccontata questa storia. Quindi musica che fa riflettere, è di sperimentazione, ma riesce pure a farti ballare. Okay? Guardate come sono raffigurate le signorine, a parte la castigatezza del bikini, però comunque le mettono in bikini. Okay? In Francia sono molto più audaci nello stesso momento, nello stesso periodo storico. Ma la cosa che ci fa riflettere è che se guardate bene hanno tutte un caschetto con delle orecchie da bestie, da animali. Sono tutte animalizzate, hanno tutte quante le orecchie. Una sembra un po' una tigre, come vedete, una sembra un po' un coniglietto, uno sembra un po' questo, uno sembra un po' quell'altro. Questa è la primitiva. Primitivizzazione e infantilizzazione che ammorba il nascere del jazz. Questo va a investire perfino il primo gruppo della storia che incide, che guarda caso erano bianchi e non neri, perché come al solito avevano un po' una marcia in più in certi tipi di affari. I neri avevano paura che gli rubassero i segreti, i bianchi no. Per cui il primo disco della storia che abbiamo è della Original Jazz Band, the Original Dixieland Jazz Band. Che vuol dire, qua vi svelo un altro piccolo segreto, original vuol dire che non era originale per nulla, era un termine che ricorreva nel vaudeville. Dixieland faceva più figo che dire del sud, dire Dixieland. Eh, loro incidono il primo disco nel febbraio del 1917. Eh, ci sono due italiani in formazione, peraltro, Nick La Rocca, leggendario, e Tony Sbarbaro. I cui genitori, peraltro, erano stati testimoni di quel di cui vi ho parlato prima a New Orleans. Allora, que ehm, questi signori qua, che fanno una musica che fa, anche loro diventano praticamente delle rock star, eh? guardate un po' come, come vengono presentati in pubblicità, perfino loro che sono bianchi, come gente che fa una musica primitiva e animalizzata. Fanno buffi versi da maiali. Da caprette, da galline, da questo e da quell'altro. E quindi, at the jazz band, ball, che vuol dire al gran ritrove e allo spasso del posto dove si suona il jazz, piccola precisazione: all'epoca non era affatto scritto così. Eh, questa è già una seconda fase. Era scritto con due S perché la grafia ancora, era ancora piuttosto incerta. E qua, altro piccolo mistero, vi chiarisco che l'unica dizione corretta è jazz. Non alla Renzo Arbore jazz che fa, che fa tanto figo dirlo così e sembra che sia la cosa. No, jazz l'ha pronunciata. Bene, la musica viene animalizzata così, ok? Questo è il primo disco della storia del jazz, e qua ci va un'altra bella indagine iconografica: Livery stable blues, vuol dire il blues. Altro, altro segreto che vi svelo, non è affatto un blues, ma faceva figo mettere l'addizione blues perché faceva vendere. ok? Ora, livery stable blues vuol dire il blues della stalla dove stanno le livree, le livree dei cavalli. Ma invece che cosa vi fanno vedere? C'è un ciuco, ragazzi, c'è un ciuco per di più rattoppato perché così fa ridere. Lo vedete che c'è una toppa qua? È anche bello smorto e stanco. Ma c'è di più. Guardate la, car la caratterizzazione del nero che dovrebbe accudire il ciuco, perché nella mano ha una striglia. Vedete che qua sulla mano sinistra ha la striglia da cavalli. Beh, intanto che la livrea di cavallo è un ciuco, uno. Quindi già c'è un abbassamento simbolico clamoroso. Secondo, dovrebbe strigliare il ciuco, ma è troppo pigro. Vedete che è, è come tutto stanco della pubblicità che vedevamo noi da bambini, non ce la può fare, vedete che è appoggiato stancamente ha un sigaro ritorto e selvaggio, perché cosa vuoi che fumi un negro, un sigaraccio cattivo e storto, fa i cerchi di fumo per perdere tempo e ancora peggio, dalla tasca spunta un mazzo di carte, perché è senz'altro un vizioso che perde il suo tempo a giocare a carte. Questa è la presentazione iconografica del jazz almeno fino alla fine degli anni 20, ma anche oltre. L'oltre, ad esempio, è la locandina di questo film del 1943 che vi faccio vedere. Esiste anche in italiano Cave in the Sky. Allora, guardate là, prendete nota della caratterizzazione dei due personaggi. Che ovviamente sono dei primitivi che stanno facendo una sorta di ballo ipersessualizzato. Guardate i movimenti d'anca: quindi, rispetto alla rigidità schematica dei balli europei, dove il tronco rimane fermo e il resto non si deve muovere perché sennò è troppo sensuale. Questi qua, come si suol dire oggi, ne stanno facendo di ogni invece, in tentativi di simulare una copula, praticamente. Per di più c'è tutta la tensione, vedete, ben espressa fra demoniaco, perché i neri sono anche un po' diavoletti, lo vedete, e vedete che peraltro il negro anche, anche qui si sta fumando un sigarone, e angioletto negro. Ma c'è di peggio? C'è di peggio. Guardate come è vestito lui. Allora ha una giacca molto lunga, se fate caso, che va sotto le anche. Le scarpe a punta, una catenazza d'oro che scende. Un berretto a falde larghe, ok? È talmente screditata e primitivizzata e ostracizzata questa figura di ballerini che al nero hanno fatto indossare lo zoot suit suite. Dici che diavolo è lo zoot suit suite? Era la tenuta delle gang giovanili degli hispano-americani eh, perseguitati dalla polizia di Los Angeles. Nel 1943, tant'è che scoppiano i famosi Zoot Sweet Riots, ovvero gli, come si può dire, gli scontri dovuti ai Zoot Riots. Questa tenuta qua vi dovrebbe ricordare qualcosa. Era l'abito di scena di Cab Calloway. Se avete mai visto certi filmati della storia del jazz, ma soprattutto se vi ricordate. Se vi ricordate chi ha incastrato Roger Rabbit, le iene Ridens erano vestite così. Perché? Perché erano dei criminali, le iene. Era, era gente priva di emozioni e cattiva dentro. E quindi erano vestiti con lo zoot suite delle bande. Okay? Questa è l'iconografia del jazz. Tutta questa roba qua arriva molto presto in Europa. Okay? E la prima volta che in Europa arriva qualcosa che può assomigliare a delle musiche afroamericane. Eh, arriva con questo signore che fa un tour esattamente nel 1900 in Europa e si chiamava Philip Sousa. Chi è Philip Sousa? Il più grande compositore di marce della storia. È quello che ha, scri che ha scritto Stelle e strisce per sempre, l'inno che cantano negli stadi americani. Okay? Quindi, uno che faceva marce, ma siccome forse qualcuno di voi si ricorderà che nel ragtime, musica delle origini, la mano sinistra tiene il tempo di marcia e la destra divaga e va in controtempo con le sincopi, è già un tipo di marcia che non è esattamente quella militare nostra, è più flessuosa, è più mobile, è più dinamica, è più biologica, è più nera nella condotta. E poi era arrivato altro, certo, vedete, nouveau cirque, le cake walk, le vraie cake walk, nouveau cirque, quindi i circhi ospitavano le danze cake walk e che è il cake walk? È una di quelle cose che vi dicevo prima di double acting, di prendere per il culo chi ti sfrutta e chi ti fa star male imitandolo e facendogli la parodia. La danza per conquistarsi una torta, cake walk, era una danza parodica che facevano gli schiavi neri imitando in maniera esagerata, vedi l'immagine a destra, i passi dei padroni quando facevano le loro feste nei loro bei palazzi con i colonnati bianchi, ok? Solo che qui molto prosaicamente in palio poi c'era davvero una torta, ok? E poi questo è un esempio di walk ballato per strada. Vedete questa eleganza esibita, il cilindro, queste movenze molto, molto esagerate, ma notate cake walk at the old plantation. Pan American Exposition, ci sono le esposizioni universali che ti presentano queste cose. E poi era arrivato questo signore qua, questo signore qua importantissimo. Si chiama James Rees Europe, è quello col berretto in mano. Intanto vi faccio vedere una cosa che ci frastorna un po' le idee sulla nostra idea del jazz originario. Allora, lui suonava il ragtime orchestrale, vedete, ma lo suonava con le corde, suonavano anche i mandolini. Vedete? E suonava una chitarra arpo, arpa uguale identica a quella che suonava Pasquale Taraffo, il genovese, e che trovate nel salone del conservatorio dove si suonano i concerti. Erano dei virtuosi di corde. Quindi lui arriva con questa formazione, ma guardate un po' pochi mesi dopo con cosa arriva invece. Arriva con una faccenda che si chiama 369 Reparto di Fanteria di Harlem, tutti neri. Hellfighters, i combattenti infernali. Perché i combattenti infernali? Perché questi mica suonavano non più le corde che non si sentono, perché questi combattevano davvero nelle trincee. Tant'è vero che si prendono una croce al merito dai francesi: quindi questi suonavano, facevano sentire il ragtime orchestrale e per di più combattevano nella prima guerra mondiale. È così che la Francia scopre il ragtime orchestrale, ovvero il pre-jazz. Altre, altre immagini in tema. Questo è sempre James Reese Europe a Parigi che sta conducendo la sua banda. Eccolo qua. Questo era James Rees quando aveva la divisa. Non riesce a campare molto perché nel 19 torna in America. Un suo orchestrale impazzisce e lo ammazza secco. E quindi lì finisce la storia di James Reese. Arriva anche questa orchestra che si chiama Southern Syncopated Orchestra, ovvero l'orchestra che suona musica sincopata del Sud, 1919. Okay? Perché è importante? Perché c'è un signore bravissimo che suona il clarinetto ma diventerà uno dei massimi sassofonisti soprano della storia, che si chiama Sidney Bécher, che da allora risiederà quasi stabilmente in Francia. Quindi sta arrivando tutta questa roba. E nell'italietta che è sotto il fascismo, allora questa è l'immagine del 26, supplemento Fonotipia Odean, settembre 26, vedete che non si può nominare quel signore lì, non c'è niente che dice che è Louis Armstrong, però subdolamente te lo fanno capire perché dicono le ultime novità sotto, the latest novelty, ma novelty in americano sta per la nuova musica che pulsa, non le novità. Per jazz, ragtime, tutte quelle. Quindi volevano farlo capire, ma non potevano dirlo, anche perché la fonotipia essenzialmente pubblicava violinisti e arie d'opera. Però tanto tutti lo sapevano chi era quello lì: era Luigi Fortebraccio, come lo chiamavano all'epoca. Ah, eccoci qua, un po' di storia di jazz segreto. La ventata, con tutti i pregiudizi che vi ho detto, ma la ventata di novità, di fisicità, di, di calore che arriva col jazz nei primi anni venti, esplode nella Germania della Repubblica di Weimar. Sono finalmente riusciti a buttare giù quel signore con l'elmo col chiodo, che era Guglielmo II. Okay? È un periodo convulso, caotico, ma assolutamente vitale. Nasce il Bauhaus. C'è Hoffman che dipinge, c'è stata una mostra qualche anno fa, qua proprio al Ducale. C'è Bertolt Brecht, c'è Kurt Weil, c'è Karl Kraus che fa i suoi aforismi. È nato il cabaret tedesco, dove finalmente ci si può esprimere liberamente e si ascolta un sacco di musica nuova, fra cui una valanga di jazz. C'è Marlene Dietrich che fa le sue cose nei cabaret. Per la prima volta nei cabaret si affrontano temi come l'omosessualità nelle canzoni, una roba impensabile nella Germania Guglielmina, okay? Sedimenta il jazz lì e poi, e poi nel 1933 prende il potere Hitler. E questa è un'immagine poderosa di come il signor Goebbels imposta tutta quanta la faccenda, ok? Uh, Joseph Goebbels, Joseph significa... Colui che è aumentato da Dio, peraltro nome ebraico, per ironia della sorte. Dio non l'aveva tanto aumentato, Joseph Goebbels, perché aveva un piede equino e quindi, alla faccia degli ariani perfetti, ad esempio, aveva questo, oltre che la poliomielite: farà una fine ingloriosa con un suicidio ottuplo, lui, sua moglie e i suoi sei figli, poco dopo Hitler. Guardate come imposta il fatto che questa musica non si può più suonare. Non si può più suonare perché? Intanto c'è uno sfondo rosso che rimanda al nascente bolscevismo. Il nero che suona, come vedete, è animalizzato, ha i labroni, è, è più una bestia che, che, che un... È. però viene dal, dalla terra dei, del pluto capitalismo giudaico e quindi vedete che ha il cilindro da ricastro. e però... Singolare anticipazione di tristi cose che avverranno, ha anche la stella di David. Okay? Quindi è un ebreo, è un negro, è un ricastro ed è venuto qua a tentare alla nostra sana musica fatta di marce militari e arte non degenerata. Perché Goebbels inventa la, il concetto di entat kunst che vuol dire l'arte degenerata. Ad esempio, con i quadri. Ad esempio, con i quadri, che si rivendeva lui agli svizzeri, intascandosi tutti i soldi degli ebrei. Uh, il problema è che la musica jazz, pionieristicamente, in Germania c'era già dal 28, perché nel 28 a Francoforte avevano già aperto un, una cattedra di conservatorio di jazz e quindi strideva tutta questa faccenda. Andiamo avanti, andiamo avanti, vi faccio ancora notare che in quello stesso periodo sta nascendo un cartone animato in cui c'è un signore piccolo, nero, con i labroni e che porta sempre i guanti bianchi, solo che è un topo. Vi ricorda qualcosa? Guardate questa immagine. Poi c'è anche il negro alto e dinocolato, quello che balla per natura, che è Pippo, da noi, ma sarebbe Goofy da loro. Okay. Bene. E allora che succede? Che succede con la musica? Questo è, è per davvero un, come si può dire, un, un bel mistero del jazz. Questa foto ritrae questi simpatici giovanotti che sono lo hot club di Francoforte. Okay? Il problema è, è di quando è datata questa foto. Questa foto è del 1941. Hitler era al potere dal 1933. L'Hot Club di Francoforte viene fondato da un signore che si chiama Horst Lippmann, che era qua raffigurato nella foto, nel retro del ristorante dei suoi genitori, con un palo sempre alla porta a vedere se non arrivasse, che non arrivasse la Gestapo. Okay? E poi dentro suonavano jazz. Suonavano jazz, bene peraltro, e faranno le seguenti fini. Horst Lippmann viene arrestato nel 1943, si passa tre settimane d'inferno nella galera della Gestapo. Suo papà riesce a farlo liberare. Resta il resto della guerra nascosto in casa di un suo amico. Carlo Bohandler, arruolato, si mette a una dieta talmente drastica che diventa uno spettro umano e lo devono rimandare per forza indietro dai campi di battaglia. Emil Mangelsdorf, sassofonista, lo spediscono in Russia a combattere, lo fanno prigioniero e non riuscirà a tornare in Germania fino al 49. Ok? Invece Horst Lippmann diventerà l'organizzatore, ironia della sorte, dell'American Negro Music Folk Festival in giro per l'Europa e sarà il primo manager tedesco, udite udite, di Jimi Hendrix, pelle rossa e nero americano. Come suonavano questi signori qua? Molto bene. Vai col due. Questa è davvero una registrazione del club clandestino di Francoforte. Ne abbiamo parecchie ancora di registrazioni, chissà come han fatto, hanno fatto a salvarle, non ve lo so dire, però esistono e ci sono. E, e Goebbels, da parte sua, che fa? Quello che fa mettere in derico i labroning che sembrano topolino? Eh? E lui, mica mi scemo, la propaganda nazista è un'arma assolutamente efficace. Goebbels incarica questo signore qua con l'aria da impiegato del catasto e non me ne vogliano gli impiegati del catasto, ma questo qua è un nazista, è un SS, questo signore che vi faccio vedere. Questo signore si chiamava Lutz Templin, sassofonista. Gli fa mettere su un gruppo che si chiama, a seconda di come lo trovate, Charlie and His Orchestra, Carletto insieme alla sua orchestra, oppure Bruno and His Swinging Tigers. Bruno e le sue tigri che fanno swing. Cosa fanno questi qua? A dimostrazione che in effetti gli ufficiali nazisti conoscevano molto bene il jazz e di nascosto se lo ascoltavano. Si ascoltavano i brani di jazz, di swing che arrivava dall'America, se li procuravano in tutti i paesi occupati. Li facevano trascrivere, li facevano reincidere a questo signore che comandava la Challenge and His Orchestra. C'era un tipo che si chiamava Karl Schweder, con un pesante accento tedesco, ma che parlava un ottimo inglese, che li rimandava al mittente in onde corte. Ad esempio, in, si, si stima che in Inghilterra quasi il 30% della popolazione abbia sentito dischi di Charlie and His Orchestra, perché bombardavano questi con lettere. Solo che il problema è che cambiavano i testi. Cambiavano i testi e l'accenno di brano che vi faccio sentire... Eh, è di un brano che hanno inciso tutti, Benny Goodman, tutta quella generazione lì, che si chiama Making Whoopi, che vuol dire spassarsela. E fate caso al testo se riusciamo a distinguerlo. Ma Charlie canta la seguente cosa: Vi ho isolato alcuni frammenti. Another war, another profit, another Jewish business break. Allora, un'altra guerra, un altro profitto. Un altro mattone messo nel grande imbroglio degli affari che sanno fare gli ebrei. Another season, another reason for making ugly. Per gli ebrei è un'altra stagione ed è un'altra occasione per spassarsela e far soldi. Vai con l'ascolto numero tre. Of USA have asked Eddie Cantor to write a new version of his famous old-timer Making Whoopi. In one of his latest programs on the air, he sang the following song: Another war, another prophet, another Jewish business trick, another season, another reason for making whoopee. A lot of dough, a lot of gold. The British We're in the money. e via dell'Iran e via dell'Iraq. 270 incisioni non una, i tedeschi sono bravi quando si tratta di fare dell'efficienza anche nel male, come sapete uh, gli americani risponderanno con questa faccenda qua a partire dal 1943 i V-Disc, i dischi della vittoria, questo è Glenn Miller in the mood, il più noto di tutti non sto a farvi la storia, ma ora vi presento la foto più strana del jazz segreto che esista al mondo. Questa è la storia del dottor jazz. Il dottor jazz era un nazista convinto. Si chiamava Dietrich Schulz-Cohen. E anche qua ci sarebbe da dire, perché Schulz e Cohen sono di nuovo due cognomi ebrei. E, insomma, ce l'avevano... A proposito di essenzialismo, questo era proprio un essenzialismo ebraico che si portavano dietro un sacco di nazisti. Lo conoscevano tutti come il dottor jazz perché questo signore clandestinamente faceva le trasmissioni di dischi di jazz perché ne aveva una collezione smisurata organizzava nella Parigi occupata, che i tedeschi volevano fosse, fosse il bordello della, della Wehrmacht, organizzava concerti segreti di jazz e ora vi commento questa foto perché è veramente stupefacente. Intanto questa foto è stata presa nel 1943. Questo signore con il fularino al collo che vedete sulla sinistra è uno zingaro sinti che suonava la chitarra ma che il mondo conosce come Django Reinhardt. Okay. Vedete che sta accanto al dottor Gese. Poi arrivano le altre cose fantastiche. Ci sono tre neri. Ci sono tre neri nella Parigi occupata dai nazisti, e evidentemente li sta proteggendo questo signore qua. E poi ce n'è un altro in fondo. Lo sapete cos'è quello? Mancava giusto quello. Un ebreo. E allora chi era questo dottor Gese? Era un tenente della Luftwaffe. L'aviazione nazista, quella che faceva le incursioni su Londra. Da una parte era un convinto nazista, dall'altra pare che ripetesse sempre ai suoi amici: Dobbiamo perdere la guerra se vogliamo salvare il jazz. E poi va a finire che, nel 1944, in Normandia arriva lo sbarco in Normandia, lo acchiappano, se lo portano via i russi, e fino al 47 non c'è verso di tornare, ma quando torna. È lui a rifondare gli hot club tedeschi, a fondare la federazione tedesca del jazz, quindi nessuno ne voleva perché aveva salvato un sacco di gente, compreso, come vedete, ebrei, zingari e tedeschi. E scrive il primo libro della storia su Stan Kenton, ad esempio. Strana, no? Come faccenda, però c'è anche questo. Evidentemente, il jazz era una bella malattia contagiosa. E veniamo per chiudere, ho giusto 5 minuti al fatto che tutta quella faccenda che vi spiegavo sulla ipererotizzazione dei neri, l'ipersessualizzazione, eccetera, eccetera, si concretizza in una figura che tutti chiamano Josephine Baker, ma che più correttamente dovremmo definire Josephine Baker, perché quello era il suo nome. Era nata nel 1906 a St. Louis. A 11 anni faceva la sguattera per una signora bianca che quando non le andavano bene le cose le metteva le mani nell'acqua bollente o se non la frustava direttamente. A 13 per scappare si sposa, a 15 fa la ballerina di vaudeville. A 16 riesce ad arrivare a New York. A 17 è sul palco del primo musical nero della storia, fatto tutto da attori neri, che si chiama Shuffle Along. L'ha composto un signore che si chiama Hubie Blake, uno dei più grandi pianisti di stride piano della storia. Le parole ce le mette noble sys. Succede che a vedere quella faccenda lì c'è la moglie dell'ambasciatore americano a Parigi. Che di mestiere fa l'impresaria, se la porta a Parigi, se la porta a Parigi e a quel punto nasce il mito del, del primitivismo e della danza afroamericana con una strana confusione fra Africa e Stati Uniti, nel senso che Josephine Baker o Bacquer, come la chiamano i francesi, le fanno mettere in scena su un palco tutto quanto e tutto quanto assieme. Questo è il manifesto quello come si può dire elegante, educato. Se no la presentano così, non vi ricordano nulla quelle due figure su quello che aveva fatto il signor Baffetto e Goebbels in Germania, vedete che viene presentata come una pantera tentatrice che sta dietro due neri, peraltro allupati, se fate caso. Oppure, questo lo disegna Paul Collin, un grandissimo disegnatore francese, osservate questi manifesti e guardate di, nu di nuovo, c'è il nero allupato dietro, che non vede l'ora di concludere un qualche commercio carnale. Con la signorina e guardate la stilizzazione erotica dei movimenti che fanno impersonare a Joseph Backer, la quale peraltro indossa uno dei suoi costumi più celebri, ma sbagliato perché non si poteva mettere quello che vi farò vedere più avanti, cioè tra poco. E succede che Josephine Backer, che balla il Charleston e una serie di altri balli acrobatici. Guardate quanto è futurista peraltro, l'ambientazione che le creano dietro. Succede che George Baker, in un momento clou dei suoi spettacoli, esegue una danza con un gonnellino con 16 banane rivolte all'insù, che sono ovviamente una simbolizzazione fallica assolutamente estrema. Dici: Ma allora dov'è il double letting? Dov'è il fatto che lei è consapevole di stare facendo questa cosa e come fa a prendere in giro chi la va a vedere, la prende per una specie di scimmietta erotica tra Africa e America. Allora, esiste un filmato in rete che potete andarvi a vedere. Uh, avete presente come funziona uno striptease? È capitato anche a me di vederli Vanno molto lenti gli striptease. Perché? Perché devono convogliare l'occhio voglioso del signore che lo sta guardando verso certe zone del corpo femminile. Che così te lo gusti quando finalmente, e non la dico a caso sta parola, il corpo è sbucciato come una banana. Mm? Ma Josephine Baker eh, non la riesci nemmeno a vedere quando balla, col gonnellino di banane rivolto all'insù. Spiazza e disloca completamente qualsiasi intento wireistico e pornografico dell'occhio che la guarda. E non solo. Questa è un'altra... Immagine di Giuseffina perché ti spiazza? Perché nel momento in cui tu dovresti essere al massimo dell'allupamento, questa qua che fa? Ti fa gli occhi storti, ti sta prendendo in giro con un dito sulla, sulla zucca, che è la cosa più buffa e meno erotica che possa esistere. Questa è un'altra immagine di questa grande donna. E le dicono che è una selvaggia, eccetera, eccetera. Double letting e lei va in giro per Parigi con un leopardo al guinzaglio e un serpente intorno al collo. Okay. A chi piace Josephine Baker? A una riga di persone tipo Hemingway, Scott Fitzgerald, tutti usciti di zucca eh, per lei. Jean Cocteau, Picasso che la riprende e Luigi Pirandello che arriva a prostrarsi di fronte a Josephine Baker o Baker. E dirle, scrivo per te una commedia, basta che me la, me la reciti te. Ovviamente non se ne farà mai nulla. Ma si scoperchiato il vaso della sensualità anche per l'algido Luigi Pirandello. Alle Folies Berger va in scena questa faccenda qua: questa faccenda qua. contemporaneamente l'estremizzazione dell'erotizzazione del corpo e insieme la smitizzazione totale dello stesso. Ok? Questo è il momento della danse sauvage, della, del ballo selvaggio. In realtà questo signore che viene fatto passare per africano era dalla Martinica ed era un coreografo professionista. Okay? Ma siamo sempre lì. L'importante è dar l'impressione che siamo. Invece guardate com'era Jules Bacquer quando faceva la signora che era. Era una signora così. E chiudo dicendovi cosa ha fatto questa signora. Allora, questa signora nel 1936 rientra in America convinta di essere acclamata per il valore che aveva e scopre che non può entrare nei ristoranti e negli alberghi e dice ah sì e se ne torna in Francia direttamente. Entra nella resistenza francese, prende i gradi da ufficiale come luogo tenente ed è responsabile di alcune centinaia di missioni di spionaggio pericolosissime. Okay? Diventerà cavaliere della Repubblica francese. Adotta 12 figli di tutti i colori possibili del pianeta. Ok? Questa è Josephine Baker in divisa. Qui è quando viene premiata con la croce al merito per le missioni che ha fatto. Nel 1963 è l'unica persona sul palco accanto a Martin Luther King quando fa il famoso discorso I have a dream. Quella dietro che vedete non è vegetazione oltre quella sulla sinistra, è gente. C'è una milionata di persone a sentirla. Ok? E questa la userò per chiudere questa breve chiacchierata che abbiamo fatto. Guardate oggi come può essere finalmente riconosciuta come desessualizzata ed deerotizzata la figura di una grande donna e di una grande artista. Questo me l'ha fornito una persona che sta lì in prima fila, è eh, un'acqua di colonia, un profumo che è stato appena fatto. Guardate come anche il motivo delle banane insieme alle stelle, le sopracciglia e le ciglia stellate rimandino invece a una Josephine Baker irenica, non più tonica, ancorata alla terra. Questa è una Josephine che vola. Colgo l'occasione, se è presente in sala, per ringraziare una mia studentessa che si chiama Marta Montanaro, che mi ha fatto riscoprire la figura di Josephine Baker e che se non mi avesse messo in mano il suo magnifico lavoro di ricerca su Josephine non mi avrebbe consentito di fare questa finale di chiacchierata con voi. Grazie.